Allora, Antonio, 22 anni, di Ravenna, dove sei cresciuto? Ah, io ho avuto una storia molto, cioè, molto strana, perché i miei genitori, io sono nato nel 92, il 25 maggio, a Busto Arsizio, però 2 mesi prima della mia nascita i miei genitori stavano in Svizzera. Hanno preso, sono venuti in Italia perché c'erano dei parenti in Italia che hanno detto venite in Italia, qui si ottengono i documenti e si vive bene. All'epoca, cioè negli anni 90, molti stranieri venivano in Italia perché si viveva meglio, no? C'erano molte opportunità. E allora io sono nato a Busto Arsizio e sono rimasto 10 mesi in pancia a mia mamma e ho dovuto fare pure il parto cesareo. E poi dopo ci siamo trasferiti al sud, a Cerignola, perché stesso discorso, al nord mancava lavoro, mio padre non aveva i documenti. E al sud, anche se non avevi documenti, potevi lavorare facilmente perché lavoravi in nero. E allora papà ci ha portati tutti al sud, a Cerignola, e siamo rimasti lì. E papà raccoglieva i pomodori, siamo cresciuti a Cerignola, io ho fatto lì fino ai 4 anni, poi ci siamo spostati a Napoli, ad Afragola, e poi dopo siamo venuti a Ravenna. Papà è rimasto al sud per una questione, perché era un profugo e quindi doveva ottenere la richiedenza d'asilo, l'asilo politico, e noi siamo venuti al nord e mia madre ha deciso di venire a Ravenna. Ho capito. E mi hai raccontato un po' anche della storia dei tuoi genitori, tuo padre è stato un combattente in Angola per il fronte Sì. nazionale, Mio per la padre. liberazione dell'Angola. Parlami un po' di lui, dell'influenza che ha avuto su di te. Papà ha avuto una grossa influenza. È un po' come se nel suo inconscio ha sempre saputo che suo figlio sarebbe stato uno scrittore. Pensa a te. Quando ero piccolo parlava pochissimo, lui ha sempre avuto lui fumava e fumava parecchio e quindi andava sempre fuori casa a fumare e quindi era sempre fuori casa. E non ho avuto un grandissimo rapporto con papà quando ero piccolo, anzi avevo paura di lui. Mamma, quando gli dicevo mamma posso uscire, va a dirlo a papà. E non uscivo Mi hai mai. raccontato prima una cosa curiosa su tua mamma, hai detto che aveva un negozio di Sì, alimentare a Ravenna. quando all'età di 8 anni mamma ha aperto un negozio a Ravenna ed è stato il primo negozio di alimentari africano aperto a Ravenna. Sono anche stati sul giornale perché il negozio si chiamava Stella d'Africa e era finito sul giornale il fatto Stella d'Africa, primo negozio alimentare aperto a Ravenna. E sì, e quell'esperienza mi ha segnato tantissimo questa cosa qua perché ho conosciuto tantissime culture. Io prima quando ero piccolo ero convinto che i nigeriani fossero solo una cosa, i senegalesi fossero solo una cosa, invece convivendoci mi sono accorto che non, i nigeriani sono Ibo, Yoruba, i senegalesi sono tanti, non parlano solo il Wolof in Senegal e tantissime altre cose che mi hanno anche aiutato a scrivere e a conoscere meglio l'Africa. Capito. Mi ha anche detto una cosa abbastanza curiosa, insomma, con cui sono d'accordo. Mi ha detto, quando vedo un qualunque africano, riesco, sentendolo parlare, e magari, non so, da come è vestito, dalle movenze, dagli Sì. atteggiamenti, riesco a capire da dove viene. Sì, quando mi capita molto spesso e ci gioco tante volte. E quando vedo un ragazzo nero cerco sempre di capire da dove viene, anche in base ai cognomi oppure da come parlano, perché un senegalese ha un accento diverso da un camerunese, anche se sono francofoni. E quindi questo gioco mi piace tantissimo farlo, cercare di riconoscere le diversità. Allora, Antonio, tu come autore di Fuori piove, dentro pure posso prenderti, hai, insomma, come dire, hai focalizzato l'attenzione un po' dell'opinione pubblica su un tema di cui non si è quasi mai parlato, anzi, penso mai, ovvero la coppia mista, no, diciamo. Tu hai scritto questo libro, è composto da delle piccole storie. La più importante è quella tra Linda e Antonio. Parliamo un po' di questo. Io quando ho iniziato a scrivere il libro cioè non sapevo che in Italia fosse così diffuso questa cosa del fatto che un ragazzo nero, una ragazza bianca o il contrario, una ragazza musulmana, un ragazzo cristiano non possano stare insieme. E quindi non era una provocazione, non ho fatto il libro per fare una provocazione. L'idea delle short story, di fare delle storie piccole, una dopo l'altra, è nata dal fatto che io non mi sono mai definito uno scrittore. Mi sono sempre definito uno spettatore e anche nel libro proprio parlo da spettatore e quindi io racconto le storie che ho visto, storie piccole. Mia madre mi diceva sempre che quando pensi al passato non ti ricorderai mai tutta la vita,
ti ricorderai solo dei momenti, e la vita è in quei momenti lì. E quindi sì, racconto quei momenti lì, che per me sono vita. Linda Antonio. Linda Antonio è una storia vera. Io poi il nome non è reale, il nome della ragazza. Certo. Linda Antonio è una storia vera. Ho cercato di raccontare la storia tramite messaggi, fare capire lo stato d'animo, il nostro stato d'animo in quel momento, non tanto fare pubblicità all'ignoranza di sua madre. Mi volevo più concentrato sul fatto di far capire come ci sentivamo noi. Così, se mai sua madre un giorno dovesse leggere il libro, da capire come ci ha fatto sentire e quanto era forte il nostro amore. Perché io ho sempre pensato che lei non ha mancato di rispetto alla mia pelle. Non è che se mi dici sei negro di merda, manchi di rispetto alla mia pelle, manchi di rispetto alla mia persona, alla nostra persona. E sua madre diceva robe tipo non farti vedere per strada con lui perché mi vergognerei. Se fossi stato un personaggio famoso sarebbe stato lo stesso. E quindi è un po' una rivincita. E quindi parlo di Linda Antonio così. Non c'è un inizio e non c'è una fine nella storia tra Linda e Antonio. Non volevo dargli una fine. E quindi io anche quando la rileggo mi piace tanto perché rivivo quei momenti. Ma ti ha dato, hai avuto proprio una, come dire, un bisogno interiore di mettere per iscritto questa storia, raccontarla, esternarla, o è stato, come dire, una serie di coincidenze che ti ha portato a scrivere questo Io libro? ho una memoria corta. E non volevo dimenticarmi certe cose, certi stati d'animo, certe sensazioni. E quindi mi sono detto, Anto, non puoi dimenticare una cosa del genere. Le persone devono sapere come ti ha fatto sentire. E quindi c'è stato anche un bisogno. E ho iniziato a scrivere subito. Io ho iniziato a scrivere il libro subito dopo una chiamata ricevuta da sua madre. Sua madre mi ha chiamato una mattina, tutta contenta, tutta molto arrogante, dicendomi... siccome la mattina non avevo risposto, mi ha chiamato alle 7 del mattino, poi mi ha richiamato alle 10 e sicuramente la figlia le aveva accennato che io scrivevo. Quando mi ha chiamato mi ha subito detto: pronto Antonio, ti ho chiamato stamattina e sicuramente non mi hai risposto perché stavi scrivendo uno dei tuoi famosi libri. E io mi sono detto tra me e me, quando è finita la conversazione, ho detto: io devo scrivere un libro, mandarglielo. Poi alla fine non gliel'ho mai mandato, perché voglio che se lo vada a comprare lei, che prenda un giorno, vada in libreria, 12 euro, fuori piove dentro pure. Apre il libro e vedrà la mia faccia. Io e lei non ci siamo mai visti, non abbiamo mai parlato faccia a faccia, e credo che se avessimo parlato faccia a faccia sarebbe cambiato qualcosa. Io sono sempre stato convinto che i genitori sbagliano. Quando ci insegnano le cose ci dicono sempre no, non fare questo, e non ci dicono mai perché vuoi farlo. Io non fumo perché mia madre non mi ha mai detto non fumare, ma ha sempre detto perché vuoi fumare? Io non ho mai trovato una risposta. Se mi avessi detto non fumare, io avrei fumato. Per arroganza, magari perché vuoi, per uno scontro. E quindi credo che se la madre avesse chiesto alla figlia perché vuoi stare con lui, forse oggi le cose sarebbero cambiate e io non avrei mai scritto il libro. Ciao amici di Alletaglia, sono qui con Antonio Mesci di Stefano, Ciao a autore tutti. di Fuori piove, dentro Dentro pure pure. passo a Ma dici prenderti. che sono troppo scuro? Ah, sono le prove, vero?